Nuovo appuntamento con il notiziario di Globus Television, canale 819 del digitale terrestre. In apertura una notizia che riguarda i carabinieri del NAS che hanno effettuato in tutta Italia controlli specifici per la tutela della salute, scovando 281 medici e sanitari non vaccinati irregolarmente al lavoro. Anche Catania è stata toccata dall'indagine, dove i NAS hanno scoperto un medico in convenzione che continuava ad eseguire visite medico-legali nonostante destinatario di provvedimento di sospensione da parte dell'ASP. Deferiti in stato di libertà un infermiere professionale ed un'ostetrica, trovati entrambi ad esercitare la propria attività lavorativa all'interno di un nosocomio nonostante fossero stati sospesi. Un'infermiera dell'azienda ospedaliera di Messina per le medesime motivazioni e quattro tra infermieri ed operatori assistenziali sprovvisti di vaccinazione. Passiamo alla cronaca. Nell'ambito delle iniziative a tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, la Guardia di Finanza di Siracusa ha sequestrato beni per oltre 40.000 euro ad un imprenditore AC esercente l'attività di allevamento bovini e produzione di latte nella provincia retusea. Nel corso delle indagini emergeva che lo stesso, pur già condannato nel 1995 per il reato di truffa aggravata nel conseguimento di erogazioni pubbliche, aveva percepito dal 2005 al 2020 alcuni contributi agricoli comunitari, dichiarando falsamente che non sussistevano nei propri confronti cause ostative al riguardo. In merito va sottolineato che le somme sequestrate riguardavano soltanto il 2019-2020, perché la condanna definitiva dell'imprenditore è avvenuta soltanto nel 2018. Controlli serrati della Compagnia dei Carabinieri di Fontanarossa, unitamente al NAS e al Reggimento Sicilia, nel quartiere Librino, dove sono state denunciate 5 persone all'autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato, in quanto usufruivano illecitamente del servizio idrico erogato dalla Sidra tramite bypass al contatore delle loro abitazioni in Viale Grimaldi. Inoltre sono stati trovati 51 kg di alimenti privi di tracciabilità, con conseguente obbligo di chiusura per un giorno ad un'attività. Nel corso del servizio, infine, sono state identificate 33 persone e controllati 25 veicoli, rilevando 7 infrazioni per mancanza di copertura assicurativa e mancata revisione. Adesso passiamo ad una triste storia che arriva da Riposto, dove i carabinieri della locale stazione, supportati dal nucleo radiomobile di Giarre, hanno arrestato un 37enne per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, uscito dal carcere lo scorso mese di settembre, ha continuato a maltrattare i genitori di 70 e 64 anni, con richieste estorsive di denaro, continue minacce, arrivando persino a strappare il telefono dalle mani alla madre quando la donna chiamava il 112 per richiedere soccorso. Passiamo ad altro. Intervento dei vigili del fuoco insieme al personale della polizia stradale e dell'ANAS nella tangenziale di Catania, dove all'altezza del chilometro 2,6 nel tratto tra San Gregorio e Gravina in direzione di Catania, un autofurgone ha preso fuoco all'interno della galleria denominata Gaiano 2. L'intervento da parte della squadra del distaccamento nord del comando provinciale di Catania è stato provvidenziale per mettere in sicurezza lo scenario, spegnendo l'incendio con l'utilizzo di liquido schiumogeno. Passiamo adesso alla visita del presidente della regione Nello Musumeci in alcuni comuni del Messinese, in modo particolare a Milazzo. Vediamo l'intervista. Milazzo già di per sé è una città vocata al turismo e in parte è una città turistica, nel senso che non vive soltanto di turismo, ma
qui il turismo determina un valore aggiunto al PIL. Io più tardi spero di trovare il tempo col sindaco o con la deputazione per visitare il castello. Credo che le potenzialità ci siano tutte per un turismo non soltanto balneare ma anche paesaggistico e culturale, legati ad una enogastronomia che qui non ha bisogno di essere inventata. Si tratta di fare rete, di mettere assieme tutti gli attori chiamati a fare turismo. Non si tratta di dover inseguire il miracolo. Qui la materia prima c'è già a Milazzo per fare seriamente turismo, naturalmente coinvolgendo il contesto del litorale del Tirreno, e noi stiamo lavorando su questo fronte. Il castello va rilanciato, va meglio utilizzato, è un tema che col sindaco abbiamo già affrontato, ma l'altro giorno anche con l'onorevole Galluzzo si parlava della necessità di dover valorizzare tutto ciò di cui già il territorio dispone. Superando le difficoltà connesse alle violenti piogge, in particolare del 5 e del 26 ottobre scorsi, l'assessorato alla famiglia e alle politiche sociali del Comune di Catania, retto da Giuseppe Lombardo, ha fissato per il prossimo 9 dicembre l'apertura degli asili nido comunali, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, con alcune rimodulazioni delle sedi, che potete trovare nel dettaglio anche nell'articolo a tal riguardo sulle pagine Facebook di Globus Magazine. Passiamo adesso al Pala Volcan di Acireale, dove nell'ambito della settimana dedicata ai diritti delle persone con disabilità, gli atleti paralimpici Emanuele Lambertini ed Edoardo Jordan hanno incontrato gli studenti acesi per raccontare come si può essere campioni nella vita, superando il limite della disabilità. Proposte e attività ludico-ricreative organizzate dall'associazione Comunicare Vita Onlus, attività di danza-terapia, cura del Dipartimento di Salute Mentale di Acireale con la dottoressa Irene Stevani, basket in carrozzina a cura dell'associazione Life Onlus. L'evento è stato organizzato grazie alla collaborazione tra l'assessorato alle politiche sociali del Comune di Acireale, retto dalla dottoressa Palmina Fraschilla, e dal garante per i diritti delle persone con disabilità, sempre del Comune di Acireale, dottor Riccardo Castro. Continuiamo sempre nell'ambito della settimana delle persone con disabilità. Il Ministero della Cultura ha proposto il seguente video, nel quale l'Archivio di Stato di Milano racconta il testamento del pittore del Seicento Luca Riva. Vediamo di cosa si tratta. È un piacere presentare questo documento in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità. Si tratta di un testamento del 9 settembre 1624, sottoscritto da Luca Riva, un pittore che aveva anche la caratteristica di essere sordomuto. Quindi, per poter dettare le sue ultime volontà, si fa accompagnare da un interprete, ma non contento di ciò, si fa disegna le sue ultime volontà. E sono molto particolari perché ci sono tutti i destinatari dei suoi legati, in primis la moglie, verso la quale ha un gesto di estrema riverenza, di rispetto, e a lei lascia i suoi quadri, la casa, raffigurata sia dai mobili che dalle chiavi che la signora ha alla cintura, e poi una somma di denaro. Altre somme di denaro le lascia a degli istituti o degli ordini religiosi, e
in particolare un disegno ha attratto la nostra attenzione perché Luca Riva assegna a suo nipote, definiamolo scapestrato, una somma molto limitata, e infatti il nipote viene raffigurato mentre gioca a carte e a dadi con i suoi amici, con l'abbigliamento tipico dei bravi che noi conosciamo tramite le rappresentazioni dei Promessi Sposi. Questa immagine è stata ripresa da un'artista contemporanea, Sara Mazzetti, che è una illustratrice del New York Times, del New Yorker e di altri importanti giornali, che ha messo a confronto appunto i due, la sua interpretazione con la, quella del 1624. E ovviamente è molto, il contrasto è molto forte, ma forse di questo si giova anche l'arte. Ma proseguendo, vediamo che anche il fratello di Luca Riva aveva qualche problema, perché era stato condannato per omicidio e infatti raffigurato con il pugnale in mano. Per questo motivo non poteva ricevere per testamento, e allora Luca Riva lascia qualcosa al suo nipote, al nipotino che viene raffigurato a fianco. Ma dal momento che subito dopo, poco dopo, è nata una nipotina, lui ha modificato il testamento aggiungendoci il disegno della nipotina. Poi lascia una somma anche per le orfanelle che sono qui raffigurate vestite da suore, sempre agli ordini religiosi, in questo caso sono gli zoccolanti, e poi tutto quello che rimane viene lasciato all'ospedale maggiore di Milano, che conserva anch'esso il testamento, ma solo nella versione notarile, senza i dipinti di Luca Riva. Quindi possiamo, senza tema di essere smentiti, dire che questo è un documento sicuramente unico nel suo genere. Davvero eccezionale. Vi ricordo che potete trovare i nostri approfondimenti nelle pagine Globus Magazine e Globus Television, oltre che sul canale 819 del Digitale Terrestre. Vi invito a rimanere con noi. Buon proseguimento!